Buongiorno. Nella lezione di oggi cerchiamo di capire come si costruisce un diagramma di fase, a cosa serve un diagramma di fase e praticamente come poter utilizzare al meglio in ambito metallurgico. I diagrammi di fase sono dei diagrammi che ci permettono di descrivere le trasformazioni allotropiche dei nostri materiali, delle nostre leghe, al variare di alcuni parametri fisici. Vi ricordo, queste luci le abbiamo già visti, alcune definizioni vi ricordo perché sono importanti per il resto della lezione di oggi e forse della prossima volta. Cos'è una fase? Una fase è una regione omogenea di un sistema caratterizzata dalle medesime variabili intensive, quindi cristallino, composizione chimica, densità, eccetera. Se abbiamo un sistema costituito da una sola fase, per definizione è un sistema detto omogeneo. Per fase intendiamo una regione del nostro sistema caratterizzata dalle medesime variabili intensive, siano esse appunto reticolo cristallino, densità, composizione chimica. Per sistema omogeneo intendiamo un sistema costituito da una sola fase. Per sistema eterogeneo invece intendiamo un sistema costituito da due o più fasi. Queste due o più fasi sono morfologicamente dislocate nei modi più vari e l'attraversamento delle superfici che separano le fasi comporterà una variazione di almeno una variabile intensiva, densità, concentrazione, eccetera. L'esempio che abbiamo portato la volta scorsa era il miscuglio acqua e olio. Il miscuglio acqua e olio sono due liquidi tra loro immiscibili e quindi sostanzialmente possiamo distinguere la fase acqua e la fase olio, sia che morfologicamente siano mescolate fra loro, magari vedete un frullino interno, quindi generate gocce d'acqua e gocce d'olio una all'interno dell'altra, è il caso che abbiamo per esempio qui, oppure che morfologicamente siano appunto distinte perché avete lasciato un po' di tempo a separare le due fasi e avete appunto il galleggiamento dell'olio sull'acqua. L'aspetto morfologico chiaramente ha una importanza fondamentale, un esempio sciocco potrebbe essere in questo caso, provate a bere questo miscuglio d'acqua e olio è abbastanza disgustoso, se provate a bere invece solo l'acqua che sta sotto l'olio riuscite a farlo perché in effetti sono separate fisicamente. Questo vi permette di introdurre il concetto di costituente strutturale, e cioè se la fase è quella regione omogenea del sistema caratterizzata dalle medesime variabili intensive, cos'è un costituente strutturale? Un costituente strutturale è quella fase o quell'insieme di fasi le cui caratteristiche morfologiche mi determinano il comportamento macroscopico del mio sistema. Lo ripeto, il costituente strutturale è quella fase o quell'insieme di fasi le cui caratteristiche morfologiche determinano il comportamento del mio sistema. Ad esempio, qui vediamo sempre acqua e olio fra loro nelle stesse quantità, ma una gocciolina d'olio all'interno dell'acqua, nell'altro separate fra loro. Le quantità sono le stesse, ma il comportamento è completamente differente. D'accordo? Quindi, in effetti, posso avere anche come fase, come costituente strutturale, una singola fase, per cui l'olio separato in una bottiglia a parte è una fase, ma è anche il costituente strutturale, perché ha determinate caratteristiche morfologiche e quindi determinato comportamento. Nel caso della metallurgia, non ci basterà dire quanto sono mescolate fra loro, ma ci servirà anche un'altra serie di indicazioni abbastanza importanti. Vi ricordo un'altra slide che abbiamo già visto, ma che voglio ripetere perché ci è utile nel caso della discussione dei diagrammi di fase. Cos'è il teorema che ci permette di definire la cosiddetta varianza di un sistema eterogeneo, cioè la quantità di parametri che io posso modificare senza che il mio sistema si modifichino, il numero di fasi presenti, eccetera. Bene, per determinare la varianza di un mio sistema esiste questa regola delle fasi, o teorema di Gibbs, che mi dà appunto la varianza che è data dalla sommatoria dei componenti indipendenti più il numero di fattori fisici meno il numero di fasi presenti. Come vi ho detto la volta scorsa, non vi faccio la procedura come ci siamo arrivati perché è abbastanza semplice, ma vi racconto semplicemente che il numero di parametri fisici presenti nel caso di sistemi condensati è sostanzialmente 1, perché sostanzialmente nella stragrande maggioranza dei casi per noi sarà importante solo la temperatura.
come vi ho già detto, però anche in metallurgia qualche volta la pressione potrebbe svolgere un ruolo, nel caso ad esempio del legame uniforme. Il numero dei componenti dipendenti è il numero degli elementi chimici presenti, nel caso di, appunto, di una lega binaria 2 per esempio questo numero, e poi il numero delle fasi presenti, vedremo volta per volta quante fasi abbiamo, voi conoscete la fase liquida, la fase gassosa, ma in realtà scopriremo che a livello di fasi solide possiamo avere più modalità con le quali queste fasi solide possono essere per esempio solide, con diversi reticoli cristallini, con diverse concentrazioni degli elementi chimici, eccetera eccetera. Tutto chiaro fin qui? Quindi in realtà noi la varianza del nostro sistema eterogeneo la possiamo calcolare abbastanza facilmente. Vi ripeto, il numero di fattori fisici è tipicamente 1 e il numero dei componenti dipendenti sostanzialmente lo sappiamo, perché sappiamo quanti elementi chimici andiamo ad aggiungere al nostro sistema, e quello che sarà da determinare il nostro diagramma di fase sarà appunto le fasi presenti. Tutto questo ci permetterà di dire se ci troviamo in condizioni zero varianti, monovarianti, bivarianti, a seconda che il numero di parametri che possiamo cambiare nel nostro sistema senza che venga nulla di macroscopico sia zero variante, zero, monovariante, un parametro, bivariante, due parametri. Il diagramma di fasi in realtà è un diagramma sostanzialmente termodinamico, nel senso che è un diagramma che ha una sua validità solo se ottenuto attraverso una serie infinita di stati di equilibrio, il che vuol dire raffreddamenti o riscaldamenti molto 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 lenti. Durante questi riscaldamenti o raffreddamenti noi andremo a verificare tutte le variazioni di fase che possono verificarsi appunto a seguito del cambiamento di temperatura. Lo osserveremo osservando che cosa? Osservando durante il processo di trasformazione allotropica la variazione dei parametri fisici che possono essere influenzati dal nostro sistema. Per esempio, un modo è quello relativo, lo vediamo qua in questo che vedremo fra poco come video, quello che va a misurare l'andamento della temperatura a seguito dell'asportazione di calore con una determinata velocità. Quindi noi, riassumendo, per poter misurare come cambia, dove cambia la fase nel nostro sistema, ad esempio in un metallo puro, come in questo caso che qui viene descritto, andremo a raffreddare molto molto lentamente il nostro metallo puro dalla temperatura più alta di quella di fusione, e raffredderemo lento 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 lento. E per esempio vediamo qua l'arresto termico. L'arresto termico è dovuto al fatto che durante la solidificazione i miei atomi, da molto mobili, qual è la situazione caratteristica del liquido, che se vi ricordate avete fatto forza chimico a fisica, trattasi di ordine a corto raggio, diventano molto meno mobili, si passa da un ordine a corto raggio a un ordine a lungo raggio. In questo passaggio c'è cessione di agitazione termica, cioè una diminuzione di agitazione termica degli atomi, quindi cessione di calore latente verso l'esterno. Questo nel metallo puro coincide con un arresto termico ben preciso che termina al momento della solidificazione. Dopodiché, dopo la solidificazione, abbiamo la nostra temperatura che diminuisce di nuovo secondo l'andamento che è tracciato lì. Se prendiamo leghe di composizione chimica diversa, osserviamo qualcosa di diverso, ovvero l'arresto termico non si verifica più, ma osserveremo l'inizio e la fine della trasformazione in corrispondenza dei cambi di dipendenza che possiamo osservare, per esempio in questo caso qui. Per ognuno dei cambi di dipendenza andiamo a tracciare il corrispondente punto nel diagramma temperatura concentrazione e osserveremo una serie di punti che sono determinati appunto da questi cambi di dipendenza. Interpolando questi diversi punti possiamo determinare in un diagramma temperatura concentrazione di elementi chimici quello che a tutti gli effetti è il diagramma di fase, in questo caso di una lega molto semplice, perché è una lega AB, ovvero binaria, caratterizzata dalla perfetta miscibilità di A in B e di B in A allo stato liquido e allo stato solido, e caratterizzata semplicemente dalla compresenza di liquido e solido all'interno delle due curve rosse che vedete, quella superiore, curva di liquidus, quella inferiore, curva di solidus. Quindi
dando un po' qualche punto fondamentale, li vediamo riassunti qui sulla destra, sulla sinistra. Le diverse fasi di un sistema possono essere rappresentate mediante dei cambi di fase. Questo l'abbiamo appena visto, cioè un diagramma all'interno del quale sono riportati alle ordinate la temperatura. Potremmo avere anche diagrammi con più assi in cui ci sia anche l'importanza della pressione, ma non è il nostro caso, e all'ascisse la composizione chimica. Qui nel caso dei leghe binari è tutto abbastanza semplice perché sono due elementi, uno è complementare al centro dell'altro, quindi in realtà basta che io so quanto c'è di A e B, di conseguenza è 100 meno B. Ancora, nel caso dei diagrammi di fase, abbiamo che le temperature per i metalli puri e gli intervalli di temperatura per le leghe ci indicano il momento della trasformazione allotropica. Quindi, per esempio, nel caso di questo elemento qui, A puro, abbiamo che a questa temperatura, qua in alto a sinistra, c'è la fusione che avviene con il resto termico. Per l'elemento B puro, qui in basso a destra, abbiamo la temperatura costante di solidificazione di B puro. Per qualunque altra lega A e B avremo degli intervalli racchiusi appunto fra la curva di Libidus, quella più in alto, e la curva di Solidus, quella più in basso. Una cosa abbastanza importante: per commentare un diagramma di fase, sostanzialmente noi agiremo sempre nota la composizione chimica a cui mi trovo, per esempio questo è il 40% di B e il 60% di A, parto lungo una verticale e se sto riscaldando vado verso l'alto, se sto raffreddando vado verso il basso, e descrivo, andando verso l'alto riscaldando, andando verso il basso raffreddando, gli eventi che hanno luogo durante il processo di riscaldamento o raffreddamento. Altro dettaglio abbastanza banale: qualunque zona che veda una sola fase presente, questa qui sotto dove c'è tutto solido, qui sopra dove c'è tutto quanto liquido, e caratterizzata una perfetta miscibilità di un elemento nell'altro, sono zone nelle quali io posso spostarmi un po' a sinistra o a destra o un po' in alto e in basso e non ho alcuna trasformazione. Quelle sono zone dette appunto bivarianti, cioè io posso cambiare come voglio entro certi limiti. Chiaramente se cambio da questa temperatura a quest'altra ho una serie di trasformazioni, ma ho quello che mi pare dal punto di vista della mobilità, se mi muovo in un intorno circoscritto, ad esempio per il 40% di B all'intorno della temperatura al di sotto del solidus, d'accordo? Qui vediamo un riassunto della trasformazione della nostra lega AB da liquido a solido. Vediamo appunto i due casi che in qualche modo sono più importanti: il caso del nostro metallo puro, che vedrà appunto questo punto qui con la curva verde che viene tracciata, e il caso di una generica lega che vedrà invece i corrispondenti punti L2 ed S2 come punti di inizio e fine solidificazione durante il raffreddamento. Quindi praticamente al 50%, in questo caso è una lega a rame, altra lega caratterizzata da una perfetta miscibilità allo stato solido e allo stato liquido, io raffreddo dal liquido, a un certo punto in corrispondenza di L2 troverò l'intersezione con la curva di Liquidus e comincerà la trasformazione del nostro liquido in solido per terminare in corrispondenza di S2. D'accordo? Rientrando dopo S2, sotto S2, a temperatura inferiore a S2, di nuovo in un campo monofasico bivariante. All'interno delle curve fra Liquidus e Solidus ho una compresenza di due fasi, liquido e solido. Se facciamo il calcolo della varianza scopriamo che sostanzialmente questo è pari a 1, cioè è monovariante ciò che succede all'interno di questa lenticchia, chiamiamola così, tra la curva di Liquidus e la curva di Solidus, il che vuol dire che se io cambio un parametro per mantenere la stessa quantità delle due fasi coinvolte, devo cambiare di conseguenza anche l'altro, altrimenti ho una variazione macroscopica del nostro sistema. Per quanto riguarda la lettura di un diagramma di fase, ci sono una serie di convenzioni che devono essere rispettate. Sempre considerando un diagramma semplice, quello appunto che abbiamo detto prima, un diagramma caratterizzato da due elementi in cui c'è una perfetta miscibilità dei due elementi, sia lo stato liquido, qui sopra la curva di Liquidus,
che allo stato solido, qui sotto la curva di solidus, vediamo che praticamente la convenzione prevede, per caratterizzare la posizione di una determinata lega a una certa temperatura, la scrittura di un punto pieno, riempito pieno, laddove la composizione chimica della mia lega macroscopica corrisponde alla composizione chimica locale istante per istante. Invece con un cerchio vuoto, per esempio questo cerchio vuoto compreso a temperatura T con 3, laddove abbiamo una situazione di compresenza di due fasi e quindi la composizione chimica globale, cioè quella che io ho nel mio recipiente chiuso, in nessun punto corrisponderà con la composizione chimica locale, e questo lo capiamo meglio facendo un raffreddamento e descrivendo ciò che succede alla composizione chimica raffreddando una lega liquida di composizione X nominale, X nom indicata qui. Se io parto dalla temperatura T con 1 e raffreddo, finché non interseco la curva di liquidus in corrispondenza alla temperatura T con 2, in realtà non succederà molto. La mia lega è liquida, raffreddo, sono in campo monofasico bivariante e il mio sistema semplicemente si sta raffreddando con la pendenza che è pari alla pendenza che io sto imponendo dall'esterno. In corrispondenza della temperatura T con 2 si ha l'intersezione della verticale che ci descrive il raffreddamento con la curva di liquidus. Comincia a separarsi il primo solido, i primi granelli di solido di composizione X2A. Se raffreddo ulteriormente, ad esempio arrivo alla temperatura T con 3, io avrò che il cerchio vuoto che giace sulla verticale di raffreddamento ancora mi rappresenta l'intero mio sistema come composizione chimica globale, ma localmente in realtà avrò compresenza di liquido e di solido. Liquido che seguirà come composizione chimica la curva di liquidus e che quindi si troverà alla composizione X3B, solido che seguirà la curva di solido e che alla temperatura T con 3 si troverà alla composizione chimica di X3A. Ora qui c'è un punto che vorrei stressare in maniera importante, cioè se il raffreddamento è eseguito secondo una serie infinita di stati di equilibrio, cioè molto molto lentamente, durante il raffreddamento da T2 a T3 e poi fino alla fine del raffreddamento della solidificazione, il solido che si sta separando come composizione chimica viene descritto dalla curva di solidus, questa curva sotto, non solo per il solido che si separa in quell'istante, ma tutto il solido già separato viene descritto a quella nostra curva. Quindi in realtà se all'inizio il primo solido ha la composizione X2A, raffreddando, il solido seguirà questa curva e X3A sarà tutto il solido già separato. Cosa sto dicendo? Sto dicendo una cosa abbastanza importante, cioè se la solidificazione avviene mediante una serie infinita di stati di equilibrio, cioè molto molto lentamente, non solo ho un processo di deposito di atomi sul mio solido che si sta separando, ma ho anche, e a volte appunto svolge un ruolo importantissimo, una diffusione allo stato solido di atomi che devono assicurare la perfetta adesione della nostra composizione chimica alla descrizione che abbiamo qui, cioè il mio solido istante per istante dovrà sempre avere la stessa composizione chimica anche del metallo che si sta solidificando in quel momento. Questo discorso è particolarmente importante per la parte di solidus, perché nel solido l'unico modo per omogeneizzare la composizione chimica nella mia parte solida è la diffusione allo stato solido, che è un processo abbastanza lento, in alcuni metalli potrebbe essere lentissimo. Nel liquido invece, attenzione, la curva di liquidus anch'essa deve descrivere istante per istante non solo il liquido che è a ridosso del mio solido, ma deve descrivere l'intera massa del liquido. Ma nel liquido in realtà io ho meno problemi, perché non solo ho la diffusione, ma ho anche il continuo rimescolamento del liquido. Il liquido si muove e quindi in realtà la possibilità di descrivere contemporaneamente con il cerchio pieno che sta sulla mia curva di liquidus sia il liquido a ridosso del solido sia tutto il solido
diciamo che è molto buona. Quindi in realtà problemi di disomogeneità della composizione chimica nel liquido non li avrò mai durante il processo di solidificazione. Problemi di disomogeneità chimica locale durante la solidificazione li posso avere, come? Perché io posso avere processi di diffusione allo stato solido talmente lenti da non poter assicurare una perfetta omogeneità della composizione chimica durante il processo di solidificazione. Come abbiamo visto quando abbiamo fatto la solidificazione lingotto, ciò vuol dire solo una sola cosa, e cioè gli elementi altofondenti tendono a essere più presenti dove si solidifica per primo rispetto agli elementi bassofondenti che tendono a essere più presenti dove si solidifica per ultimo. Se vi ricordate, nel nostro lingotto, che abbiamo visto la volta scorsa, avevamo la pelle del lingotto, che chiaramente il lingotto non solidifica mai secondo una serie di stati di equilibrio, che era più ricca di elementi altofondenti rispetto al cuore del lingotto stesso. Nella zona dendritica abbiamo che i rami delle dendriti sono più ricchi di elementi altofondenti rispetto allo spazio interdendritico, che invece è più ricco di elementi bassofondenti perché solidifica dopo. Quindi in realtà questo problema che vi ho appena accennato potrà essere causa di quella che si chiama macrosegregazione, cioè appunto una disomogeneità chimica sulla scala del manufatto. Potrebbe essere il lingotto, potrebbe essere l'albero motore, a seconda che si tratti appunto di lingotto o di un getto, oppure potrebbe essere causa di disomogeneità chimica addirittura a livello di grano cristallino. In quel caso parleremo di microsegregazione o di liquazione. Tornando al nostro processo di solidificazione, se continuiamo ad asportare calore, arriviamo ad abbassare ulteriormente la temperatura, che a un certo punto arriverà alla temperatura T con 4. Alla temperatura T con 4 la concentrazione di B in A o di A in B, comunque il punto descrittivo del nostro solido, è tornata a coincidere con la X nominale, cioè con la composizione iniziale della nostra lega, che sarà in equilibrio alla T con 4 con le ultime goccioline di liquido che vanno solidificandosi, che avrà una composizione chimica pari a X4B. Una volta terminata la solidificazione, la nostra lega, se si è solidificata secondo una serie infinita di stati di equilibrio, avrà di nuovo esattamente la stessa composizione chimica globale e locale che aveva in T1, cioè la X nominale. Siccome siamo in un diagramma che ha una perfetta miscibilità degli elementi chimici di A e B e di B in A, sia allo stato liquido che allo stato solido, raffreddando ulteriormente dalla temperatura al di sotto della curva di solidus fino alla temperatura ambiente, praticamente non succederà più nulla. D'accordo? E quindi il nostro sistema in realtà arriverà alla temperatura ambiente che riconciderà a T a 20 gradi, riavremo appunto la lega con la composizione pari per appunto nominale, sempre che non ci si siano verificati problemi durante la solidificazione per quanto riguarda appunto la disomogeneità chimica locale o su scala un po' più macroscopica. D'accordo? Questo quadro ci rappresenta un po' alcuni punti importanti nella descrizione di un diagramma di fase, e cioè la presenza di domini monofatici, l'abbiamo visto un attimo fa, nel caso appunto della perfetta miscibilità di B in A e di A in B per quanto riguarda sia il liquido che il solido, e abbiamo che in questo caso la varianza è pari a 2, temperatura e concentrazione possono variare ovviamente in ambiti, in intervalli abbastanza ristretti, posso cambiare la temperatura di 500 gradi e essere certo che non succede niente, può darsi che non succeda nulla, come può darsi pure che qualcosa cambi, senza mutare la natura della fase. Nei domini bifasici, che nel nostro caso era il dominio di compresenza liquido e solido, nel caso che abbiamo visto un attimo fa era la compresenza di appunto la zona di intervallo tra la curva di liquido spin alto e la curva di solido spin basso, vediamo che in realtà c'è appunto questa compresenza di due fasi e la varianza è 1, perché appunto se cambio un elemento un altro deve cambiare affinché non mutino le frazioni degli elementi presenti. Per la modalità con cui questi diagrammi di fase sono costruiti, in realtà il diagramma di fase non ci racconta solamente quanto ce n'è di un elemento in una fase durante una trasformazione allotropica oppure a termine di questa trasformazione allotropica, ma ci racconta anche all'interno dei domini bifasici monovarianti le frazioni volumetriche degli elementi presenti. Vedremo che questa cosa è abbastanza importante, perché
nel caso di una solidificazione come il diagramma semplice che abbiamo visto prima, di fondo a noi, se stiamo solidificando secondo una solidificazione lenta, a noi di fondo sapere che in questo momento qua c'è il 60% di uno e il 30% il 40% dell'altro, di fondo che ci importa? 100% di liquido qua ce l'avevamo, 100% di solido qui ce l'avevamo, non ci interessa moltissimo. In realtà non è così, perché? Perché in molti casi potremmo trovarci a temperatura ambiente con più fasi solide presenti allo stesso tempo, e quindi sarà importante riuscire a caratterizzare quantitativamente quanto ce n'è dell'una e quanto ce n'è dell'altra. Anzi, scopriremo che non solo per noi sarà importante caratterizzare quantitativamente quanto ce n'è dell'uno e quanto ce n'è dell'altro, ma molto spesso sarà importante anche caratterizzare morfologicamente come saranno distribuite queste fasi una rispetto all'altra. Quindi potremmo avere una fase che fa da matrice e particelle disperse, potremmo avere fasi lamellari, potremmo avere delle fasi che si distribuiscono ad aghetti. Ognuna di queste diverse modalità di distribuzione delle fasi una rispetto all'altra darà luogo a proprietà meccaniche differenti. Considerando questi da lì agli ingegneri meccanici, poi sarà questa la parte più vi interessa, però se non sappiamo come ci arriviamo, come facciamo a raccontarlo? Bene, dicevamo appunto, per le modalità, di costruzione di questi diagrammi di fase, in effetti possiamo caratterizzare per una determinata temperatura le frazioni volumetriche delle fasi presenti. E vediamo appunto che se consideriamo in questo diagramma in basso questo intervallo generico di compresenza della fase F1 e fase F2, perché ho preso un diagramma generico F1 o F2? Perché voglio sottolineare il fatto che non è che è valido solo quando abbiamo liquido e solido questo diagramma, questa regola della leva, che chiamiamo appunto regola della leva, ma è valido a prescindere che le fasi coinvolte siano liquide o solide. F1 e F2 possono essere un liquido e un solido, un solido e un solido. Attenzione, un liquido e un liquido, anche in metallurgia possiamo avere fra loro liquidi immiscibili, un po' come l'acqua e l'olio, d'accordo? Benissimo, andando a fare un minimo di proporzioni, la massa della nostra fase F1 sta alla massa complessiva come Pn sta su Pm. Di conseguenza la massa della fase 2 fratto la massa complessiva del nostro sistema, del nostro materiale, sta come Nm diviso Pm. Quindi in realtà io riesco ad avere la frazione volumetrica, la frazione in peso delle fasi presenti giocando con i segmenti. Questo è piuttosto utile laddove abbiamo a che fare con qualcosa che sia stato ottenuto in maniera, come dire, reversibile, cioè molto molto lentamente. La regola della leva va associata alla regola dell'orizzontale, e cioè per qualunque temperatura all'interno del nostro sistema bifasico monovariante le fasi presenti sono determinate dall'intersezione fra l'orizzontale a quella temperatura e le curve di limite di solubilità con la composizione chimica, come abbiamo visto un attimo fa nella discussione precedente, che è data dal valore della concentrazione di elementi letto in corrispondenza dell'intersezione. Regola della leva e regola dell'orizzontale ci permettono di discutere qualunque diagramma di fase ci si possa presentare, sia un diagramma che coinvolge elementi, una fase liquida e una fase solida, oppure diagrammi che coinvolgono solamente fasi solide. L'unica accortezza che dobbiamo osservare laddove nel nostro sistema che si sta trasformando sia coinvolta almeno una fase solida riguarda la diffusività degli elementi. E cioè, mentre quando ho coinvolto nella discussione una o tutte fasi liquide, di fondo la sicurezza che la coincidenza fra il nostro diagramma teorico e gli eventi reali è abbastanza assicurata dal fatto che c'è questo continuo rimescolamento di elementi alle interfacce, nel caso di trasformazione allo stato solido, in cui sia coinvolta almeno una fase solida, ma come vedremo fra poco potremo avere anche delle trasformazioni in cui sono coinvolte tutte fasi solide, il problema della diffusività allo stato solido diventa un problema importantissimo, che può giocare molto anche sulla cinetica del nostro processo. Perché ho detto questa parola cinetica?
Perché una cosa importante è questa: il diagramma di fase è un diagramma termodinamico, non mi dice nulla sui tempi con cui il processo avviene. Ho una trasformazione che avviene, ma in realtà io qui so che devo farla poi, tra l'altro, molto molto lentamente. Quando poi andiamo realmente a trasformare una lega reale, in realtà quella determinata precipitazione, quella determinata trasformazione, non so se avviene nell'ambito di secondi, minuti, ore, anni, decenni addirittura, d'accordo? E quindi in realtà io dal diagramma di fase informazioni cinetiche sul processo non ne ho mai e non le posso avere, per un motivo molto semplice: il tempo non compare, non c'è il tempo qui sopra, quindi in realtà le informazioni qui dentro non sono messe. Vediamo quindi nel caso, o il caso un po' più generico, vediamo che succede considerando una lega binaria reale. Per esempio, appunto, questa lega, se non ricordo male, stagno, nickel, può essere? Sì, rame nickel, scusatemi. Vediamo che raffreddando dalla temperatura di fusione per questa lega al 35% di nickel, abbiamo che a un certo punto si avrà l'intersezione della curva rappresentativa del raffreddamento con la curva di Liquidus, abbiamo che la percentuale del primo solido viene a formarsi al 46% di nickel, raffreddo, il mio liquido sta al 32%, il mio solido scende al 43%, raffreddo, le ultime gocce che si vengono a solidificare avranno il 24% di nickel, con il mio solido che viene a formarsi, che avrà la concentrazione pari di nuovo al 36%. Scendendo ancora al di sotto avrò tutto quanto solido, di nuovo alla stessa concentrazione del mio liquido di partenza, sempre che non ci siano stati problemi relativi alla diffusività allo stato solido. Per cui questa curva, la curva di Solidus, non possa più riuscire a descrivere non solo ciò che succede nello strato che si sta solidificando in quell'istante, ma nell'intera massa già separatasi. D'accordo? Qui ci sta l'animazione che ci racconta quello che succede. È chiaro anche qui, come vedete, si tratta di una solidificazione, è un processo che avviene per nucleazione e crescita. La volta scorsa abbiamo visto la nucleazione come era importante. Posso giocare sulla grana cristallina ottenuta al termine della solidificazione giocando sul numero di nuclei, d'accordo? Più nuclei ho, più la grana alla fine della solidificazione sarà piccola. È importante questo, sì, abbastanza, anche se poi in realtà scopriremo che durante l'elaborazione dei nostri, durante i trattamenti termici, insomma, il nostro pezzo avrà una storia piuttosto complessa, quindi in realtà è bene partire da una grana abbastanza fine già a fine solidificazione, ma in realtà poi sulla grana cristallina ci lavoriamo tantissimo per ottenere poi le condizioni di utilizzo reale del nostro pezzo, non dimenticando che in realtà non è che vogliamo sempre grana fine subito, perché noi dopo che abbiamo fatto la colata potremmo voler magari lavorare quel pezzo, e se abbiamo una grana già troppo fine magari quel pezzo è troppo duro, è troppo resistente, quindi noi vogliamo che per la lavorazione il nostro manufatto, il nostro materiale, il nostro semilavorato abbia una durezza abbastanza bassa e sia ben lavorabile, e che abbia raggiunga le proprietà meccaniche finali solo appunto in prossimità dell'utilizzo reale del pezzo stesso. Quindi in realtà noi tutta questa voglia di avere una grana fine a fine solidificazione non ce l'abbiamo. Allora, in realtà le cose sono un po' più complicate, come abbiamo raccontato. In realtà vedremo che i diagrammi di fase non sono mai così semplici, qualche volta lo sono anche, qualche lega reale, ma in realtà nella maggior parte dei casi non sono così semplici come abbiamo raccontato, cioè rarissimamente avremo a che fare con una perfetta miscibilità allo stato liquido e una perfetta miscibilità allo stato solido. Diciamo che nella maggior parte dei nostri casi di interesse, perlomeno, rarissimamente vedremo un problema di immiscibilità allo stato liquido. Nel caso dello stato solido invece questo potrà avvenire piuttosto spesso, quindi in realtà un caso che potrebbe capitarci abbastanza frequentemente è quello che vedete in questa figura, ovvero di una perfetta miscibilità di B in A e di A in B dentro la fase liquida, ma la presenza di una fase, di una lacuna di miscibilità allo stato solido, che vediamo qua rappresentata da questa zona centrale dove c'è indicato alfa più beta. Allora, in questo caso cosa sta succedendo?
praticamente abbiamo due zone differenti, liquidus più solidus, quella a sinistra e questa a destra. Abbiamo due fasi differenti, alfa e beta. Differenti perché? Ma perché saranno caratterizzate ad esempio un differente reticolo cristallino. Una magari sarà cubica facentata, l'altra tetragonale corpo centrato, d'accordo? E questa zona centrale, alfa più beta, le cui regole di lettura sono identiche a quelle che abbiamo già visto per l'intervallo fra liquido e solido. L'unico vero problema nella lettura del diagramma appare laddove c'è questa orizzontale. Questa qui. Questa orizzontale, che fa riferimento all'orizzontale eutettica, è chiamata così per la presenza di quello che è chiamato appunto eutettico, ovvero questo valore della concentrazione X con E, che ha un comportamento dal punto di vista termico identico a quello di un metallo puro, ovvero se io solidifico una lega che ha esattamente la composizione chimica pari a X con E, in corrispondenza della T con E, ottengo un arresto eutettico finché tutto il liquido non viene consumato. A parte questo dettaglio, il resto della nostra solidificazione è abbastanza simile e praticamente ne possiamo vedere già qui qualche esempio. Prendiamo ad esempio una lega che abbia una concentrazione X nominale pari a questa verde, a questa linea verde qui. Quindi una lega che si ritrova come composizione chimica a sinistra sia della massima solubilità di B in A alla concentrazione massima, quindi qua a sinistra, sia, attenzione, quello che qui è indicato col punto 1, sia, attenzione, con una solubilità di B in A che sia, B in alfa, scusatemi, che sia tale da non intersecare nemmeno il valore a temperatura ambiente, il punto 2, cioè siamo a sinistra completamente della curva 1-2, che è il limite che ci descrive la zona di esistenza di questa lacuna di miscibilità alfa-beta. Bene, la discussione di questa solidificazione e poi del successivo raffreddamento, perché non ci scordiamo che noi, sì, è importante la solidificazione, ma poi dobbiamo separare a tempo l'ambiente, noi pezzi li vogliamo freddi, insomma, tra le mani, è molto semplice. Parto da T con 1, stiamo discutendo le curve verdi, parto da T con 1, raffreddo finché non arrivo alla temperatura T con 2, in cui la verticale che mi descrive il processo di raffreddamento interseca la curva di liquidus. A quel punto cominciano a separarsi i primi grani di fase alfa, nel quale cominciano, abbiamo la composizione pari a X con 2. Raffreddo, la mia verticale seguirà appunto quella compresa fra le temperature T con 2 e T con 3, ma la concentrazione relativa al liquido che si sta solidificando seguirà l'andamento nella curva di liquidus, la concentrazione del solido che si sta separando seguirà l'andamento della curva di solidus, finché in corrispondenza della temperatura T con 3 le ultime gocce di liquido che avranno una concentrazione pari a X con 3, quello verde, saranno in equilibrio con la massa del solido quasi completa che avrà praticamente la concentrazione X nominale. Sto sempre parlando della curva di raffreddamento verde. A questo punto, scusate, se raffreddo ulteriormente non succede più nulla, perché entro nella rappresentazione, nel campo monofasico bivariante, vedete, non interseco più nulla. Io qui posso, volendo, cambiare un po' di concentrazione, un po' di temperatura, sempre alfa sono, e quindi arriverò fino alla temperatura ambiente con alfa. D'accordo? Se il processo è avvenuto senza nessun problema, il mio alfa sarà tutto quanto caratterizzato dal suo reticolo cubico arborettato, faccia centrale, diagonale, quello che è, con la concentrazione iniziale X nominale. Se invece ci sono stati problemi di diffusività allo stato solido, in realtà io avrò che non c'è più un solido unico con la concentrazione X nominale, ma avrò un intervallo abbastanza ampio con zone più ricche in elemento alto fondente A e zone più povere in elemento alto fondente A.
questo, diciamo che questo tipo di raffreddamento, solidificazione di raffreddamento, non è molto difforme dal caso in cui abbiamo una perfetta miscibilità allo stato solido, per il semplice motivo che noi, il fatto che non ci sia la perfetta miscibilità, ma che ci sia questo orizzontale che abbiamo chiamato orizzontale autentica, che ci sia questa lacuna di miscibilità, non lo sappiamo. Abbiamo solo intersecato liquidus e solidus e basta. Quindi il commento è abbastanza semplice. Le cose vanno un po' più complicate per la presenza di questo eutettico. Vediamo un po'. L'eutettico è una condizione molto particolare della nostra lega, che viene rappresentata nel diagramma di fase da un punto ben preciso, che è questo punto qui, caratterizzato dalla temperatura eutettica e dalla concentrazione eutettica. Come abbiamo detto, questo punto ben preciso è caratterizzato da un andamento della temperatura durante la solidificazione che è identica a quella del metallo puro. Se vi mettete a fare il calcolo della varianza, scoprirete che alla temperatura eutettica e alla concentrazione eutettica siamo zero varianti, esattamente come siamo zero varianti nel metallo puro A e nel metallo puro B. Per questo c'è l'arresto eutettico, d'accordo? Questo chiaramente però è solo un problema di rappresentazione. In realtà cosa sta succedendo quando io prendo una lega perfettamente eutettica a una temperatura superiore a T con E? Raffreddo, 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 raffreddo e arrivo alla temperatura eutettica. Alla temperatura eutettica ci troviamo in condizioni zero varianti con un processo che è quello rappresentato da questa equazione, cioè il liquido eutettico che, se sto raffreddando, la freccia è spostata verso destra chiaramente, mi dà contemporaneamente una fase alfa di concentrazione 1, questa qui, che vediamo qua il limite di solubilità della fase alfa alla temperatura T con E, e in equilibrio con una fase beta con concentrazione pari a 3, che è la massima solubilità di beta alla temperatura eutettica. Quindi in pratica io, solidificando un liquido a concentrazione eutettica, alla temperatura eutettica formo contemporaneamente due solidi che si separano contemporaneamente. Tutto questo finché tutto il liquido non viene a essere consumato. E tutto questo avviene a temperatura costante. Completata la solidificazione, a quel punto posso continuare a raffreddare asportando calore, perché a quel punto non sono più zero variante, perché sono a tutti gli effetti entrato nella lacuna di miscibilità, dove di fasi da 3 che erano, perché durante l'eutettico io ho contemporaneamente liquido, solido alfa e solido beta, al di sotto divento bifasico, alfa più beta. Sopra sono monofasico, solo liquido, d'accordo? È il punto eutettico che è il problema, dove ho tre fasi contemporaneamente e dove quindi per descrivere il fenomeno mi serve il tempo nel quale tutto il liquido solidificando, tutto il liquido eutettico diventa alfa più beta. Al di sotto della temperatura eutettica ho questo alfa più beta. Che succede se raffreddo ulteriormente? Qua mi devo ricordare semplicemente le regole dell'orizzontale e la regola della leva. Regola dell'orizzontale: man mano che solidifico, che raffreddo, per qualunque temperatura, le concentrazioni di B in alfa e di A in beta le leggo sull'orizzontale. Quindi cosa leggerò? Su alfa una leggera diminuzione di B in alfa, in beta una fortissima diminuzione della solubilità di A in beta, che addirittura a temperatura ambiente sarà nulla. D'accordo? Applicando la regola della leva, io vedrò, facendo i rapporti, quanto alfa mi cambierà da questa frazione rispetto a tutto questo segmento fino a questa frazione rispetto all'intero segmento, e quanto beta avrò per ogni temperatura. Quindi attenzione, allo stato solido avverranno una serie di fenomeni abbastanza importanti che mi varieranno localmente la composizione chimica e le frazioni volumetriche delle fasi presenti. Questo è importante perché vi può influenzare pesantemente il comportamento meccanico del vostro manufatto.
Quindi non è semplicemente una, come dire, un arzigogolo chimico-fisico tanto per vessare in sede d'esame, ma in realtà può avere dei riflessi importanti sul comportamento della vostra lega durante il normale esercizio. Quindi, ripetendo, avendo a che fare con una lega perfettamente otettica, sopra l'otettico è tutto livido. Notate che l'otettico fonde più in basso dei due componenti. Questo è il motivo per cui spesso le leghe otettiche sono usate per fare i getti, perché posso arrivare a ottenere più facilmente una lega colabile senza grandi difficoltà. Vedete, la tempo di fusione di A sta là sopra, la tempo di fusione di B sta qua sopra, l'eutettico sta qui sotto. Arrivati all'eutettico, mi trovo in condizioni zero varianti, ho contemporanea presenza di liquido a composizione eutettica, di solido alfa alla massima solubilità che può avere alfa alla temperatura eutettica e di solido beta alla massima solubilità che può avere il solido beta, A in beta. Tutto questo finché la reazione di formazione dell'eutettico da liquido eutettico ad alfa più beta non si completa. Appena è completata, entro nel campo alfa più beta e la discussione di alfa più beta può essere fatta seguendo semplicemente le due regole dell'orizzontale e la regola della leva. La regola dell'orizzontale per descrivere l'andamento delle composizioni chimiche di B in alfa e di A in beta, la regola della leva per descrivere, se necessario, l'evoluzione delle frazioni volumetriche. Attenzione a non fidarvi solo dei segmenti, d'accordo? Perché in realtà la frazione volumetrica è data dal rapporto fra il segmento relativo ad alfa, in questo caso, per esempio, diviso l'intero segmento qui. Quindi in realtà, d'accordo, è dato dal rapporto, va fatto il rapporto, non ci si può fidare solo se qualcosa si ingrandisce o diminuisce, perché come vedete là, per esempio, io posso avere sia una leggera diminuzione di solubilità, come nel caso di alfa, nel caso di B in alfa, oppure una fortissima diminuzione di A in beta. È il caso per esempio di molte leghe a base alluminio che hanno questo andamento, dall'eutettico scendono giù fino a valori estremamente bassi della solubilità degli elementi aggiunti dentro l'alluminio, fino a che praticamente l'alluminio non ha che una solubilità estremamente bassa dell'elemento aggiunto all'interno. D'accordo? Questa animazione. Cosa avete appena visto? Esattamente una cosa intermedia fra una lega caratterizzata da una solubilità inferiore rispetto alla massima solubilità in questo caso di B in alfa e una lega perfettamente otettica. Rivediamolo. Sì, magari se rivediamo bene è meglio. Cambia pendenza nella zona liquido più alfa, all'arresto eutettico si ferma la temperatura. Cos'è successo? Allora, vediamolo insieme. Raffreddo il liquido, la pendenza è quella che ho dettata dal processo di asportazione del calore, quello è. A questa temperatura inizia il cambio pendenza perché ho l'ingresso nella compresenza fra liquido e alfa, divento monofasico. Cambio di pendenza nel senso che c'è un po' di calore di reazione, di solidificazione che viene ceduto dal nostro sistema all'esterno, quindi la raffreddamento diventa un po' più lento. Comincia a formarsi i primi grani di che? Di alfa. Cominciamo a battezzarli questi grani di alfa che si formano prima dell'eutettico. Si chiama alfa pro-eutettica, cioè prima dell'eutettico. Come sappiamo, questo alfa, qui dettato in arancione, man mano che io sto solidificando si arricchisce in B, perché segue, guardate me, non guardate il vostro quaderno, segue questo ordinamento qua. Il liquido che si sta solidificando, questo qua più scuro, seguirà invece questa nostra curva qui. Un grado al di sopra della temperatura di eutettico, noi avremo l'equilibrio fra la fase alfa arancione, che avrà la concentrazione praticamente pari alla massima solubilità di B in alfa, e un liquido che avrà praticamente la concentrazione eutettica.
arrivati alla temperatura eutettica, al liquido al solido preotettico che si è formato prima, quello arancione, non succede più niente. Il liquido che è arrivato alla temperatura eutettica e che ha una concentrazione eutettica subisce la nostra solidificazione eutettica, formando contemporaneamente alfa, con questa concentrazione di B, la massima che può avere la temperatura eutettica, e beta. Notate qua nel disegnino che si viene a formare, abbiamo delle lamelle alternate. Ricordiamoci sempre, quello che osserviamo sono metallografie, chiaramente questi sono disegni di metallografie, cioè sono sezioni, una lamella sezionata diventa una linea o poco più. Notate che questo processo avviene a temperatura costante ed evolve, qui appena iniziato, qua praticamente è terminato. Dopodiché, quando il liquido di composizione eutettica è completamente consumato a formare quello che si chiama eutettico, questo eutettico in questo caso lamellare, ma come vi ho già detto possiamo averlo particellare, possiamo averlo globulare, varie modalità con cui può formarsi, posso continuare raffreddando, asportando calore a raffreddare. Sono nel campo alfa beta. In realtà le uniche cose che succedono qua sotto scendendo sono un cambio delle frazioni volumetriche, perché devo applicare la regola della leva, e leggendo sull'orizzontale temperatura per temperatura le composizioni di B in alfa e di alfa in beta, vedo una diminuzione di B in alfa e una diminuzione di alfa in beta. D'accordo? Questo processo, aggiungiamo qualcosa in più, questo processo di scambio di atomi fra alfa e beta in realtà avviene non solo fra le lamelle alfa-beta che si sono formate all'eutettico, ma attenzione, coinvolgerebbe anche i grani grossolani di alfa primario o anche proteotettico che si sono solidificati per primi. Ma, e qui capite già, questo grano e questo grano ha una superficie di scambio molto piccola rispetto alla massa del grano coinvolta. Le lamelle invece, interfacciate una sull'altra, hanno una grande capacità di scambio chimico, perché sono lamelle poco volume con tanta superficie. Quindi in realtà, se dal punto di vista grafico questo processo di scambio di atomi fra alfa e beta al di sotto della temperatura eutettica mi coinvolge tutto l'alfa presente e tutto il beta presente, ma in realtà in effetti sarà molto più efficace in corrispondenza dell'eutettico, dove le superfici di scambio sono molto più importanti rispetto ai grani di alfa proeutettica o primaria che si viene a ottenere prima dell'eutettico. Quello che abbiamo appena raccontato sicuramente ci descrive ciò che succede all'interno di un diagramma binario con la cura di miscibilità. Andiamo a vedere un po' più nel dettaglio cosa avviene per le varie differenti situazioni che si possono presentare. Il primo caso è quello più semplice, un caso nel quale nel nostro diagramma binario ci sia una diminuzione della cura di solubilità dell'elemento stagno aggiunto nella nostra lega, ma la lega considerata si trova ad avere un valore tale per cui la rappresentazione a sinistra della massima solubilità che abbiamo a temperatura ambiente, cioè la curva di raffreddamento qui indicata con questo violetto, raffreddando dopo aver intersecato l'intervallo liquidus più solido non interseca più nulla. Abbiamo già vista questa sequenza. Noi abbiamo la formazione ad alta temperatura di fase alfa primaria, man mano che io raffreddo avremo le variazioni di composizione chimica secondo la regola dell'orizzontale applicata in intervallo liquido e solido, finché arrivati alla temperatura di intersezione fra la verticale rappresentativa della lega e la curva di solidus abbiamo tutta fase alfa. Raffreddando ulteriormente non avrò più nulla come evento. Questo è abbastanza semplice. Il risultato di una lega che ha una composizione chimica, diciamo a sinistra della nostra massima solubilità degli elementi aggiunti rispetto alla lega coinvolta, o comunque che venga rappresentabile da questa curva in violetto, la nostra fase sarà costituita solamente da alfa primaria e nulla più. Situazione un po' diversa laddove abbiamo l'aggiunta di elementi chimici tale per cui la curva rappresentativa abbia una concentrazione superiore alla massima solubilità dell'elemento aggiunto alla temperatura ambiente,
ma inferiore alla massima solubilità dell'elemento aggiunto alla temperatura autentica. Il caso abbiamo qui violetto. La prima fase, quella della solidificazione, è identica alla precedente, e cioè parto dalla temperatura al di sopra della tubola di liquidus, tutto liquido, raffreddo, cominceranno a formarsi i primi grani di solido, avranno chiaramente una concentrazione un po' più bassa, eccetera, ma raffreddo, aumenterà la frazione di liquido, aumenterà la frazione di solido, diminuirà la frazione di liquido, varieranno le composizioni chimiche secondo la regola dell'orizzontale, finché all'intersezione della curva di liquidus con la verticale caratteristica della nostra lega non avrò completato la mia solidificazione. Io otterrò tutti quanti grani di fase alfa primaria o preautentica, come dir si voglia. Le cose cambiano leggermente se appunto ci troviamo in questa situazione compresa fra la massima solubilità alla temperatura autentica e la massima solubilità alla temperatura ambiente, dove insomma incontriamo il limite di solubilità della nostra lacuna di miscibilità. Vediamo che a questo punto cominceranno a precipitare i primi grani dell'altra fase che sta oltre, fase beta. Dentro la nostra matrice di alfa primario inizieranno a precipitare grani di questa nuova fase beta, dove precipiteranno, se vi dice bene vi precipita tutta la massa del grano, se vi dice male vi precipitano a bordo grano. Questo dipenderà da fattori cinetici, dalla composizione chimica, da altri fattori che vedremo più avanti durante questo corso. Fatto sta che abbassando la temperatura aumenterà la frazione volumetrica di beta, vediamo che questo segmento aumenta man mano che scendo, diminuirà la frazione volumetrica di alfa, ma cosa ancora più importante, varieranno pesantemente le composizioni chimiche degli elementi chimici nelle due fasi. Guardate qua alfa come diminuisce seguendo il limite di solubilità della nostra B, in questo caso del nostro stagno, nella fase alfa. D'accordo? Ottenendo per cui alla fine della nostra solidificazione una matrice di grani alfa primari pieni di particelle di fase beta precipitate all'interno. Fase alfa che avrà questa composizione chimica qui, fase beta che sarà quella che c'è dall'altra parte. Per discutere la parte intermedia, in realtà, guardiamo che succede in effetti se io vado a solidificare una lega perfettamente eutettica. Quello che ci siamo raccontati prima, praticamente, tutto liquido, arrivata alla temperatura eutettica, formazione contemporanea di alfa e di beta dal nostro liquido, siamo zero varianti, finché tutto il liquido eutettico non si consuma, non si abbassa ancora la temperatura. Dopodiché, qui potremo vedere, per esempio, in questo caso, l'esempio di questo arresto tettico, come vedete è una forma abbastanza particolare, nel caso un sistema almeno silicio. Al di sotto della temperatura tettica abbiamo che il raffreddamento ulteriore implicherà un meccanismo di scambio di atomi allo stato solido, di diffusione allo stato solido, con variazioni delle frazioni volumetriche di alfa e di beta e con variazione degli elementi chimici dentro alfa, seguendo questa curva di limite di solubilità, e dentro beta, seguendo quest'altra curva di limite di solubilità. A questo punto, la fase intermedia, cioè il caso in cui abbiamo una composizione chimica intermedia fra la massima solubilità dell'elemento aggiunto in alfa e la temperatura, scusate, la concentrazione eutettica, la discussione è abbastanza semplice. Raffreddo. Ops, all'intersezione con il liquidus comincia a precipitare un po' di solido alfa primario. Raffreddo. Le frazioni geometriche, il liquido diminuisce, il solido alfa aumenta. La concentrazione degli elementi chimici dentro l'elemento chimico, in questo caso lo stagno, in alfa aumenta secondo la curva di solidus. La concentrazione di stagno nel liquido aumenta secondo la curva di liquidus. Come fa ad aumentare entrambe? Beh, l'equilibrio è dato dalle frazioni volumetriche, cambia molto la frazione volumetrica di liquido e di alfa. Finché un po' prima, appena prima dell'eutettico, ce l'ho alfa primario o preeutettico immerso in liquido di concentrazione eutettica. Alla temperatura eutettica, all'alfa primario non succede più niente,
al liquido tettico o alla formazione deutettico, e io alla fine della trasformazione avrò grani di alfa primaria immersi in una matrice eutettica, in questo caso lamellare. Raffreddando ulteriormente avverrà quello che vi ho appena raccontato, che abbiamo visto prima in questo video, no? Nel video che se ne è esceso. Ovvero abbiamo questo scambio di atomi preferenzialmente all'interno della matrice eutettica, ma in realtà a rigore anche con i grani di alfa primaria, secondo gli andamenti delle curve che mi descrivono i bordi della lacuna di miscibilità. Quindi alfa seguirà questo andamento, beta seguirà quest'altro andamento. Per quanto riguarda gli eutettici, possiamo avere di vari tipi, attenzione. In realtà ricordiamoci sempre che quando poi andiamo a tagliare, a sezionare, potete fare osservazione al microscopio, effettivamente noi avremo poi una trasposizione bidimensionale di ciò che è tridimensionale, quindi in realtà la lettura metallografica può non essere così semplice, d'accordo? Andando a guardare la nostra lega che abbiamo visto fino adesso, chiaramente ciò che vi ho raccontato, attenzione, vale, noi abbiamo visto per ciò che succedeva a sinistra dell'eutettico, a destra dell'eutettico è identica la situazione, l'unica cosa che cambia quale sarà? La fase primaria non sarà più alfa ma sarà beta, d'accordo? E qui sotto infatti vediamo i tre casi reali di un eutettico, di una lega eutettica, il caso a sinistra di una lega detta ipoeutettica, cioè il contenitore di elementi aggiunti inferiore eutettico, il caso centrale di una lega eutettica, il caso a destra di una lega ipereutettica. Vedete i grani, nel caso ipo o iper, i grani di fase primaria grossolani, in un caso fase alfa, nell'altro caso fase beta, immersi tutti in una matrice, in questo caso lamellare, di alfa più beta. Questa è la situazione eutettica dove abbiamo tutto alfa più beta e basta, perché chiaramente nell'eutettico non c'è fase primaria, perché abbiamo tanto appunto direttamente la formazione dal liquido di alfa più beta. Vediamo un po' una situazione un po' più sinottica di ciò che abbiamo appena raccontato, un nostro diagramma di fase con perfetta miscibilità allo stato solido, liquido, e miscibilità parziale allo stato solido. Ecco, questa è la situazione alla temperatura elevata, tutto liquido. Questa è la situazione alla temperatura intermedia, quindi vedete che al variare della composizione chimica mi cambia anche pesantemente la situazione complessiva della mia lega. Tutto quanto solido, primario, alfa, con presenza di alfa e di liquido, con presenza di alfa e di liquido ma con più liquido, vedete? Tutto liquido ancora in corrispondenza eutettico, beta più liquido con più beta solido, vedete qui le corrispondenze, tutto beta. E abbassando ulteriormente la temperatura osserviamo la differenza nelle microstrutture. Quindi quello che voglio stressarvi è che quando andiamo a cambiare la composizione chimica di una lega non è semplicemente un giochino da alchimista, io in cui ho butto un po' di sale, un po' di pepe, ho fatto la matrice in un altro modo. Cambio proprio la microstruttura della mia lega e di conseguenza il comportamento meccanico macroscopico. Dire un C20, un acciaio al carbonio con lo 0,2% di carbonio, o dire un C70, un acciaio al carbonio con lo 0,7% di carbonio, non cambia solo la quantità di carbonio presente, vi cambia ciò che avete fra le mani, avete un altro acciaio completamente.